VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web. Noto, controlli antidroga, denunciati una donna e un giovane per le detenzioni ai fini di spaccio. Anche durante il periodo delle festività natalizie, gli agenti della Polizia di Stato hanno intensificato i controlli del territorio finalizzati a frenare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato di polizia di Noto hanno denunciato un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, ed una donna di 32, che a seguito di una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 35 grammi di marijuana. Nel corso della perquisizione effettuata nell'appartamento occupato abusivamente da due denunciati, oltre alla droga nascosta in un passeggino e in un marsupio, sono stati rinvenuti anche dei bilancini di precisione. Vinciullo Leone, altri 700.000 euro per le piste ciclabili nella città di Siracusa. Altri 700.000 euro per il comune di Siracusa per l'operazione denominata Lavori a basso impatto ambientale, lo comunica Vincenzo Vinciullo. Il finanziamento è destinato a lavori per la realizzazione di una pista ciclabile all'interno del centro urbano di Siracusa. Speriamo, hanno dichiarato Vincenzo Vinciullo e Luciano Leone, che questa somma sia spesa in modo meno scriteriato di come è avvenuto fino ad ora, in quanto la città tutta è ormai arcistufa di queste piste ciclabili che stanno creando solo disservizi insopportabili a tutti i cittadini siracusani. Le piste ciclabili nella nostra città, hanno concluso Vinciullo e Leone, stanno soffocando non solo il traffico ormai impazzito, ma soprattutto le attività commerciali, che sono costrette a chiudere, e a creare centinaia di disoccupati per il metodo invasivo che viene utilizzato, sicuramente irrazionale rispetto a quello che è il tessuto urbano della città. Covid a Palermo, variante Omicron al 70%. A Palermo e provincia il 70% dei positivi al Covid-19 presenta la variante Omicron, dice il commissario per l'emergenza pandemica dell'area Renato Costa, che però rassicura. È una buona notizia perché la nuova variante è molto più diffusiva delle precedenti, ma somiglia sempre più a un raffreddore e come tale meno virulenta ed è meno aggressiva dal punto di vista clinico. Il dato fornito da Costa ieri nel capoluogo dell'isola è stato aperto all'Istituto Zooprofilattico Siciliano, un altro punto per effettuare tamponi sempre più richiesti. Anche stamattina lunghe code negli hub davanti alle farmacie, non a caso Costa lancia anche un appello per invitare i cittadini ad un tampone consapevole. Il nostro consiglio, spiega, resta quello di evitare di sottoporsi a test senza una vera necessità. È utile fare il tampone in casi specifici, se si hanno sintomi, se si è conviventi di positivi o se si è stati a contatto con positivi, ma dal contatto devono trascorrere almeno 3 giorni. È un momento delicato in cui è importante cercare di non sprecare materiali, di non gravare su un personale sanitario che ha dato e sta dando tutto ed è stremato. Calcio, Catania esercizio provvisorio prorogato al 5 gennaio, decisione del Tribunale dopo la dichiarazione di fallimento della società. La sezione fallimentare del Tribunale di Catania ha disposto allo Stato la proroga dell'esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica della società Calcio Catania S.p.A. sino al 5 prossimo gennaio. La decisione è stata adottata a conclusione dell'udienza odierna. Lo scorso 22 dicembre il Tribunale di Catania, accogliendo la richiesta della Procura distrettuale, ha decretato il fallimento del Calcio Catania S.p.A. 1946 per insolvenza, disponendo l'esercizio provvisorio fino a ieri. 3 gennaio è nominato 3 curatori fallimentari, l'avvocato Giuseppe Basile e i commercialisti Enrico Maria Giucastro e Daniela D'Arrigo. VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web.